Salve amici di Campagna del Pallone, siamo qui col portiere del San Vitaliano Antonio Saggese, San Vitaliano che oggi è uscito vittorioso dalla sfida contro lo Sporting Pietralcina. Allora, la prima domanda che volevo fare ad Antonio, dopo il pareggio di Yallo sembrava che il Pietralcina potesse mettervi in difficoltà, ma poi è arrivata la rete di Cinigno che vi ha portati quindi alla vittoria. Ecco, questo cosa denota? Denota comunque cuore e grinta da parte della squadra. Sì, abbiamo formato un bel gruppo anche grazie al mister e alla società. Ci abbiamo creduto, è stata una bella partita e Cinigno anche ci ha creduto su quella palla. Ecco, come giudichi la lettura dell'arbitro sull'occasione finale in cui comunque si è creato una sorta di putiferio in seguito a quel presunto tocco di mani? Allora, c'è stata una bella discussione perché l'arbitro aveva fischiato la partita mentre gli avversari, giustamente perdendo, cercavano di recuperare in qualsiasi modo, quindi hanno cercato anche di andare sul guardaline e fargli cambiare idea, però l'arbitro, dopo che ha fischiato la partita, giustamente non ha potuto cambiare nulla. Ultima domanda, siamo soltanto alla quarta giornata, il campionato è lungo, ma questo San Vitaliano si sente già di darsi degli obiettivi? Noi non ci diamo nessun obiettivo, guardiamo il campionato partita per partita e cerchiamo di ogni partita come sempre di vincerla. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi.